L'amministrazione di Polla, con una delibera di giunta, ha approvato la proposta di istituire nel comune pollese un liceo sportivo. L'eventuale istituto usufruirebbe, oltre che dei locali di proprietà comunale, anche delle attrezzature degli impianti sportivi pollesi, come le palestre, il campo di calcio in erba 11, il campo di calcetto in erba sintetica e i campi di pallavolo, basket e tennis. Spetta ora alla Regione Campania, alla Giunta Provinciale di Salerno, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno decidere se la proposta della Giunta Giuliano è fattibile oppure no. Intanto, rimanendo in tema di proposta formativa scolastica, da un anno sempre a Polla è attivo l'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari. Ci spiega come sta andando questa realtà la professoressa Rosa Zammiello, responsabile dell'istituto. La scuola dal 2013-2014 da Istituto Professionale per il Commercio è passata praticamente a Tecnico dei Servizi Sociosanitari, che è una realtà che ben si integra col comune di Polla, essendo situata in una vasta area dove sono presenti strutture dove può operare il tecnico dei servizi sociosanitari. Faccio riferimento ad ospedale, asili nido, scuole per l'infanzia